Buonasera cari amici, benvenuti e ben ritrovati a Dopocena, appuntamento del martedì sera in prima serata dopo il telegiornale. Come sempre, tantissimi affettuosi e soprattutto puntuali. Vi ringrazio per insomma, tutto quello che mi dite dopo le puntate. Bene, insomma, in questa fase è una fase anche nella quale trattiamo di argomentazioni. Anche seguendo i vostri suggerimenti stagionali, diciamo così. E la puntata di questa sera è una puntata di queste che tratta di un argomento di estrema attualità, visto anche, insomma, il tempo bello che si sta avvicendando in queste settimane e quindi andiamo verso una stagione estiva, quindi balneare, quindi, insomma, il sole e l'azione del sole sulla nostra pelle è un argomento che abbiamo sempre trattato annualmente. Lo facciamo anche in questa puntata di Dopocena, lo facciamo con Cecilia Tonucci, ben ritrovata, Grazie mille, buonasera a ormai sei tutti. un'habitué di questo salotto rosso, quindi insomma lo facciamo con lei che sicuramente di pelle ne ha parlato tante volte e insomma in questa puntata affrontiamo il problema pelle versus sole, perché anche qui ci sono da sfatare un po' di luoghi comuni, da fare un po' di chiarezza e quindi Cecilia ci aiuterai a insomma, capire qual è il rapporto sano, giusto che si deve intrattenere con il sole Certo. fonte di benessere, fonte di salute, ma come tutte le cose vanno assunte a giuste dosi e con le giuste metodiche. Allora, Esatto. partiamo come sempre fai dalla materia, quindi Ecco. che è la pelle, il derma. La pelle e il sole è il titolo, quindi di oggi, come tu hai spiegato benissimo, facciamo subito una premessa e diciamo che l'aspetto della pelle è lo specchio della salute del nostro organismo, niente di più vero. Diciamo anche che il 70% dei segni che noi abbiamo comunque sul viso, quindi di invecchiamento, sono dovuti a invecchiamento fotoindotto e quindi diciamo a fattori esogeni. Detto questo, secondo alcuni studiosi di dermatologia, tra l'altro, l'invecchiamento è una patologia e come tale la possiamo praticamente combattere, possiamo comunque contrastarla. Ora, una differenza bisogna che la faccio tra cronoinvecchiamento e fotoinvecchiamento. Quindi fotoinvecchiamento è quello indotto dalla luce solare. Il cronoinvecchiamento è quello invece ineluttabile del passare degli anni. È importante fare questa distinzione perché a livello cioè sulla pelle il segno è lo stesso, cambia però il meccanismo. Ora mi sono permessa di fare una sorta di simulazione grossolana, però secondo me abbastanza simpatica e chiara. Ora, queste due spugne, ecco, Ecco. questa la lasciamo un attimo così riusciamo a far capire bene, che poi magari molti lo sanno già, però facciamo una sorta di ripasso. Queste due spugne rappresentano il nostro derma, che è suddiviso in derma papillare reticolare, ma adesso non ci importa. Quello che ci interessa è che il derma, che appoggia sotto c'è l'ipoderma, quindi aspetta, la pelle è divisa in epidermide, derma e ipoderma. L'ipoderma oggi non lo tralasciamo. Il derma è costituito da fibre, da fibroblasti, da collagene ed elastina e dà sia il sostegno che il nutrimento alla nostra pelle. Sopra questo derma abbiamo praticamente l'epidermide, che è la mia spugna gialla, e la metto qua sopra. Cosa dobbiamo dire però? Che la spugna gialla, ovvero l'epidermide, non è costituita da un solo strato, ma bensì da diversi strati che adesso andremo a vedere uno ad uno, perché comunque è importante. Quindi tolgo questo. Sopra il derma, la prima cosa che dobbiamo dire è che comunque questa lana rappresenta i vasi, perché il derma è molto vascolarizzato, a differenza dell'epidermide che non è vascolarizzata. Ora, sopra però andiamo ad appoggiare una membrana basale, Che è quella? che è questa, che è importante perché mi permette un'adesività tra epidermide ed erma. E adesso iniziamo con i nostri strati, diversi strati. Il primo strato è questo, strato basale, che è la sede di produzione dei cheratinociti, che sono le cellule della nostra pelle. Diciamo che le cellule della nostra pelle nascono, crescono e muoiono, come gli esseri umani, né più né meno. Certo. Okay? Quindi il primo strato che si trova sullo strato basale è costituito da una fila di cellule che ho disegnato qua a forma cubica con un nucleo. Poi qua in mezzo ho fatto un'altra cellulina che andremo a vedere dopo, l'ho fatta anche dietro, e lo appoggiamo sopra la membrana basale. Ok. Ok?
Secondo strato, andiamo a prendere, eccolo qua, e lo strato spinoso che possiamo vedere anche lì, costituito da più cellule, perché ne sono da 3 a 7, vedi come diventano più grosse, il nucleo è comunque più grosso, quindi parliamo di differenziazione. Le cellule cosa fanno? Nascono cubiche e muoiono corneociti, e quindi andremo a vedere poi cosa succede. Il terzo strato è lo strato granuloso, e quindi parliamo di cellule appiattite, che ho disegnato piccoline con il nucleo piccolo, ok? E qua questi piccoli corpuscoletti si chiamano corpi di Hodland. Ora, perché l'ho voluto dire? Perché questi sono praticamente pieni di lamelle di grassi, che a contatto con le cellule appiattite più superficiali cosa fanno? Rilasciano questi lipidi, e questi grassi servono a cementare le cellule del quarto strato, che è lo strato corneo, dove le cellule che si chiamano corneociti e rappresentano lo strato corneo hanno la forma delle tegole del tetto, ok? E sono tra l'altro appiccicate una all'altro grazie a queste sostanze grasse. Ora, detto questo, le cellule impiegano circa 28 giorni per partire da qua, e quindi da strato basale, ed arrivare a corneociti. Perché 14 giorni mi servono per la differenziazione, e quindi per arrivare qua, poi me ne servono altri 14 per la, diciamo, per l'esfoliazione, perché queste cellule morte vengono poi eliminate attraverso questo meccanismo che si chiama turnover cellulare. Qual è il problema? Che in un, diciamo, in una pelle normale, diciamo anche giovane, questo turnover è di 28 giorni, ma man mano che passano gli anni, oppure prendendo il sole, non è più di 28, ma le nostre cellule rimangono appiccicate, diciamo così, sul nostro viso per più tempo, e quindi se non faccio poi un'esfoliazione e non faccio attenzione, cosa succede? Lo strato corneo non è così bello, vedi, comunque è lucido, ma diventa così. Diventa comunque spento, la pelle è comunque raggrizzita e ruvida, e non è un bell'aspetto. Quindi la cosa importante cos'è? Eliminare lo strato corneo. Via. Quello buttiamo via, ok? E qua si capisce molto bene. Possiamo andare avanti con la prossima slide. Ecco, a questo punto la differenza tra fotoinvecchiamento e croninvecchiamento. Quali sono? È importante capirlo questo, perché la pelle, siccome ce n'è una sola, dobbiamo tenerci, giusto? Non è che ne abbiamo... Tenerla il meglio possibile. Sì, esatto. Questi sono degli segni di fotoinvecchiamento, quindi rughe, melanosi e cheratosi. Allora, cosa succede? Riprendo questo, no, posso tenere anche questo. Allora, mentre il croninvecchiamento porta ad un'atrofia, ovvero a un rallentamento, come per gli esseri umani, che man mano che ci invecchiamo andiamo tutti un pochino più lenti, le cellule fanno lo stesso, e quindi si assottiglia lo strato corneo, e ci sono proprio un rallentamento di tutte le funzioni metaboliche. Nel caso del fotoinvecchiamento abbiamo un'ipertrofia, e cosa vuol dire? Che si accelera tutto, funziona tutto veloce. Quindi a livello dello strato corneo, lo strato corneo diventa più spesso, e quindi cosa faccio? Guarda, lo strato corneo di una pelle fotoinvecchiata diventa spesso così, diventa cicciotto così, è tutto rugoso, ok? Bon. Poi l'altra cosa che succede, a livello dello strato basale, queste, vengono modificate anche la forma di queste cellule, ok? Ma non mi fermo qui, perché vado ancora più sotto al derma, quindi tu pensa, vado a finire al derma, dove qui abbiamo una sorta di disordine proliferativo, cioè le cellule non hanno più una regola, fanno come vogliono. Come gli pare. Come gli pare, provocando comunque anche delle rotture, diciamo così, proprio si rompe il DNA cellulare, che non è una cosa, insomma, gradevole. Ecco. Questo è frutto del tempo, diciamo così. Beh, no, questo è proprio frutto del sole. Questo è proprio il sole. Esatto, Okay. Il sole fa questo. Quindi il tempo, che non ci possiamo far nulla, quello bisogna quello che l'accettiamo. Sulla rigenerazione. Esatto, però sul sole noi possiamo fare delle cose, ci possiamo proteggere. Perché, mi chiedo, perché non proteggerci nel modo opportuno, onde evitare di andare a rovinare il nostro derma, che comunque ha un sostegno da nutrimento ed è chiaramente molto importante. La pelle è un organo molto importante, perché è un organo tra l'altro immuntore, quindi non è uno scherzo.
e possiamo andare avanti anche con la prossima. Oh, adesso facciamo la presentazione di un nostro amico, eccolo, che è importante sul discorso sole. Io mi chiedevo che cosa ci fa un guanto soffiato, ecco, adesso svelato l'arcano. Oh, oh, e cos'è il nostro melanocita? Abbiamo visto nel nostro simulazione che questa qua, che è il nostro strato basale, è presente un melanocita, che sarebbe questo. Io ho fatto questo disegnino perché uno così se lo ricorda. Eh sì, se lo ricordo sicuramente, anch'io me lo ricorderò sicuramente. Ecco, quindi che cos'è questa cellula? È una cellula che si trova nello strato basale. Che funzione ha? Quella di andare a sintetizzare e secernere la melanina. La melanina è un polimero che serve comunque, che dà il colore alla nostra abbronzatura, che in parte ci protegge, solamente in parte. Per quale motivo? Perché ormai è assodato il fatto che quando noi assorbiamo grosse quantità di energia solare, comunque la melanina attiva un meccanismo di ROS, cioè ovvero praticamente di molecole tronche, e quindi i cosiddetti radicali liberi. Quindi facciamo attenzione anche se siamo abbronzati. Ecco, questo è comunque da dire. Poi questi sono i melanosomi, vabbè, che ho disegnato qua, che sono pieni di questa melanina che viene poi rilasciata, viene ceduta alle cellule man mano che si differenziano, quindi dallo strato basale, e arrivano fino allo strato praticamente più superficiale, che è lo strato corneo. Ok. Ora è grossolano, però secondo me rende molto l'idea. Rende l'idea, soprattutto, ecco, perché almeno uno si configura quello che stiamo dicendo. Esatto. E poi possiamo andare avanti con l'altra slide. Oh, ecco, anche su questa cosa mi trovo sempre un po' a discutere, perché non se ne viene mai a capo. Ah, ma tanto i raggi sono uguali. No, i raggi non sono uguali, le differenze dei raggi li conosciamo, raggi UVA, UVB, UVC, lo sappiamo. Dipende dalla lunghezza d'onda, ma è importante capire che mentre l'UVB viene filtrato dal vetri e viene filtrato dalle nuvole ed è comunque responsabile di B come bruciature, quindi scottature, di eritemi, anche di tumori alla pelle e anche di allergie, però più che altro provoca, diciamo, il classico eritema. E cosa fa questi raggi? Cosa fanno? Arrivano fino all'epidermide. Okay. Cioè praticamente arrivano fin qua, arrivano fino a qua, non arrivano sul derma. Mentre i raggi UVA, che ci sono tra l'altro sempre, non ci sono solamente d'estate, e non vengono filtrati dalle nuvole, non vengono filtrati comunque dal vetro, cosa fanno? Sono molto potenti e riescono a penetrare, arrivando quindi al derma, facendo tutta quella cosa che abbiamo visto prima. Ora, questo è molto importante capirlo. Per quale motivo? Perché quando io mi espongo, intanto mi devo proteggere al mare, in città, ma al mare, in montagna, ma anche in città. Certo. Perché ci sono molte donne che magari hanno la presenza di macchie e poi si accorgono delle macchie quando è giugno, maggio. Sì. Ma la macchia si forma comunque anche prima, non è che si forma solamente a maggio e da giugno, insomma. E poi vedremo anche nell'argomento successivo sul discorso dell'SPF. Sì. Che non so se è subito dopo. Eccolo qua, SPF. Quindi qui entriamo in un ambito che ci sta molto a cuore, perché appunto ci sono diverse curiosità a riguardo. Leggiamo questi fattori di protezione, ci sono dei numeri, ma cosa vogliono dire, perché, come li devo adoperare, insomma, anche questo è un aspetto. Capito che la nostra pelle va protetta, è un organo vivo e vitale che necessita di manutenzione come tutti gli organi, o perlomeno di corretta alimentazione, perché la pelle si alimenta attraverso tante cose. Come proteggerla? Quindi il problema è proprio questo, insomma, come capire qual è la giusta protezione che fa al nostro caso. Ecco, dobbiamo introdurre quindi l'SPF. L'SPF è il grado, l'abbiamo anche scritto, è il grado di protezione che il cosmetico solare offre nei confronti, chiaramente, alla pelle, nei confronti dei raggi, però attenzione, dei raggi UVB. Quelli che abbiamo visto prima. Ecco, quindi quelli che praticamente arrivano, cioè arrivano all'epidermide, che non scendono. Detto questo, l'altra cosa importante che è da capire, che sono, l'abbiamo già detto, responsabili dell'abbronzatura, ma sono responsabili anche delle scottature, reazioni allergiche ai tumori. Ora ci dobbiamo chiedere, siccome quando in farmacia, ma prima anche in farmacia, il solare, no, il 50 no, prendo il 6... Ecco, dobbiamo capire
che l'UVA da chi vengono filtrati? Dallo stesso solare? Che fattore, che valore hanno questi filtri? Allora, in questo caso dobbiamo, dalla legislazione attuale ormai da diverso tempo, richiede comunque che il solare filtri anche il raggio UVA. UVA. E ci deve essere quell'etichettina con scritto UVA, però attenzione, è un terzo dell'SPF. Quindi se io prendo e acquisto un solare con un fattore protezione 6, e quindi un SPF 6, la capacità filtrante sui raggi UVA è un terzo. Due. Quindi esatto. Praticamente niente. Ecco, praticamente poca roba. È chiaro poi che dipende dal fototipo, i fototipi comunque ne sono 6, i più chiari 1, 2, 3, fino ad arrivare comunque alle carnagioni un pochino più scure, dipende da quanto sto al sole. Dipende a che ora, in che ora mi esponga al sole, diciamo che i fattori sono comunque diversi, fermo restando che sono fattori di protezione molto bassi, non lo so, lasciano un po' il tempo che trovano secondo me. Ma il numerino che esprime l'SPF, che è indicativo di che cosa? Anche questo, perché anche qui sì. Si apre un mondo, insomma, 24, 20, 10, 15, 30, 50. Allora, diciamo che per far sì che il consumatore abbia un'idea più chiara, ad oggi diciamo che possiamo avere degli SPF, dei solari, dei prodotti cosmetici solari, quindi a protezione molto alta, alta, media e bassa. Poi le aziende scelgono, adesso abbiamo, prima c'erano di tutto, c'era il 15, c'era il 16, sì, prima sì, era veramente difficile orientarsi. Poi c'era adesso, anche la differenziazione tra codice americano sì, e codice sì, italiano, che sì, quindi c'erano due codici, sì. Non si capiva niente. No, diciamo però come linea guida che questo valore è stato, vengono fatti per definire questo valore sia test fisici, sia test in vivo che test in vitro. Ma sono comunque ricavati da formule matematiche elaborate, e quindi non stiamo qui a specificare. Diciamo che linea di massima, non voglio essere fuorviante, però di fatto qualora la mia pelle, cioè viene diciamo ideato in quel modo lì l'SPF, qualora la mia pelle per 10 minuti, se io decidessi di stare al sole, non si scotta, ok? E qualora invece decidessi di prendere un fattore protezione 20, io potrei stare al sole 20 per 10, ovvero 200 minuti senza scottarmi. Però come ho detto prima, è un po' un'indicazione che è fuorviante, perché se ci vado, io adesso non sono abbronzata, vado all'una, forse mi scotto. Cioè, anche con la protezione 20, e quindi ecco, di fatto conviene orientarsi secondo me in base al fototipo e in base anche, cioè se faccio sport per esempio, oppure se sto sdraiato, i bambini la protezione comunque ci vuole abbastanza alta, direi, cioè non possiamo un bambino, sì, poi i bambini si muovono, fanno bagni continuamente, quindi non è una non cosa... È. Ma quell'idea che uno ha pelle chiara, fattore alto, pelle scura, fattore basso... Vale come idea, allora, di base? Vale fino a un certo punto, perché come abbiamo visto prima, abbiamo detto prima, la melanina, che comunque dà il colore, è responsabile diciamo della nostra abbronzatura, è una sorta di protezione, protegge fino a un certo punto, perché se io sono già scura e vado comunque in spiaggia e sto tante ore, comunque la melanina quando assorbe, come abbiamo detto prima, tanta energia solare, provoca, cioè innesca questo meccanismo, queste reazioni a catena che portano comunque alla formazione di queste molecole tronche che sono poi i radicali liberi e sono delle molecole che non fanno che bene. Non fanno comunque, bene. No, quindi perché comunque... poi vai a rompere, cioè si rompe, viene deteriorato, viene danneggiato il DNA cellulare, ecco perché poi le cellule diciamo impazziscono, non hanno più una regola, non seguono più una regola. Quindi comunque anche chi è diciamo di carnagione scura, no? Questo sì, lo diciamo, comunque necessita di una protezione sì. Per dei danni che magari non sembrano così evidenti ma che in profondità sì, avvengono, esatto. Quindi la protezione serve e poi sì. Insomma aiutaci a sfatare anche un altro mito del senso, un fattore protezione 50 non mi abbronzo per niente, rimango così come ecco, sono. No, infatti questa è una cosa che si sente tanto, perché anche in farmacia, anche quando lavorava a Misano, che è città turistica, per cui d'estate si popola, arriva la signora e dico, signora, sarà il caso che, visto che ha la pelle
sensibile, si arrossa facilmente, ha presenza anche di macchie, utilizziamo, cioè, le conviene utilizzare un solare protezione 50, ma scherza dottoressa, ma no, ma quando mi abbronzo? Ecco, e io schiazzata, perché poi è un'obiezione comunque forte, stare a spiegare ogni volta diventa un po' complesso. Quindi di fatto, anche se utilizziamo un fattore di protezione 50, noi ci abbronziamo lo stesso, anzi ci abbronziamo meglio. Per quale motivo? Perché la melanogenesi, e quindi questa cellulina qui, viene comunque attivata già dalla prima esposizione solare, e per avere una buona e una bella abbronzatura devo comunque fare attenzione, ripetere chiaramente l'esposizione solare spesso, specialmente all'inizio, spesso e magari in modo graduale, controllando sempre chiaramente con il fattore di protezione, avendolo comunque sempre a portata di mano. E infatti ce ne sono diverse di queste storielle, perché sono le cosiddette domande frequenti. Esatto. Poi perché in farmacia ne capitano comunque diverse, e la signora che arriva prende il solare per il corpo e io le dico: signora, le do anche il solare per il viso? E la signora risponde: no grazie dottoressa, c'ho quello dell'anno scorso. Ecco. Allora anche qui cerchiamo di fare di capire. È vero che se chiuso il solare, l'ho acquistato, posso utilizzarlo anche l'anno successivo, però di fatto sarebbe bene cambiarli. Per quale motivo? Perché all'interno abbiamo sia filtri fisici che filtri chimici, che chiaramente è vero che sono fotostabili, ma alte temperature, una non corretta, non tanto utilizzo ma conservazione, perché possono essere, magari vengono a contatto con della sabbia, con dell'acqua, possono diminuire la capacità filtrante, per cui io direi che conviene, se il solare dell'anno scorso, prenderlo, buttarlo e acquistarlo comunque un altro. Ma perché? Perché la pelle è una sola, ritorno sempre lì il discorso. Quindi se noi abbiamo, insomma, nella sacca del mare lì dell'anno scorso un fattore 20, può darsi che se ce lo mettiamo è un fattore 10, esatto. Per bene che ci vada, per male che ci vada non funziona, perché anche come lo abbiamo conservato, tenuto e dove l'abbiamo tenuto durante la stagione influisce su alcuni meccanismi appunto chimici sulla formula chimica del prodotto, perché se noi il barattolino lo teniamo costantemente sotto il sole, succede che, no? Certo, l'altra cosa che possiamo, adesso al di là del solare, l'altra cosa che possiamo anche valutare, ecco, è questa, non so se si vede, è questa PAO, ovvero il barattolino dove abbiamo un indice numerico con Mettiamolo a fianco, a favore di camera, così con magari a fianco praticamente Berluti, una M che sta per mesi, che vuol dire che una volta aperto, eccolo qua, è questo, una volta aperto io posso utilizzare questo prodotto per 12 mesi, fermo restando che devo averlo conservato nel modo più opportuno. Più opportuno. Esatto. Quindi sotto l'ombrellone, all'ombra sarebbe l'ideale, o dentro la sacca, insomma, non tenerlo lì accanto al lettino. Però la maggior parte di noi lo teniamo tutti lì, perché è più comodo, se no devi prendere, avanzarti, il sasso scotta, la sabbia pure, tanto funziona così un po' per tutti. L'altra cosa, l'altra domanda frequente, quindi ho creato il caso 3 a questo punto, è la signora che arriva con una bella famiglia, quindi ha tre bambini a seguito, il marito, la suocera, e io le dico: signora, le conviene prendere due confezioni? Tra l'altro c'è anche un pochino di sconto. No, tanto a me il solare mi dura tantissimo. E anche quello lì, ecco. Cioè, sulla dose, non possiamo essere parsimoniosi, perché non serve, comunque non ci proteggiamo, specialmente sui bambini. Quindi, quanta quantità dobbiamo utilizzare di solare? Ecco. In linea di massima, in una corporatura media, si dice di utilizzare un quantitativo che stia all'interno di un pugno. Quella è la quantità giusta. Chiaramente, cercando di darlo in tutte le parti del corpo che sono fotoesposte. In maniera uniforme. Sì, in maniera uniforme. L'altra cosa che mi è capitata, la signora che arriva alle 9, perché noi prevamo alle 9, no? Adesso ancora il caso solare d'Alia non ce l'ho, perché ho iniziato quest'anno, la prima stagione estiva, quindi. Invece a Misano ne ho diverse, e quindi 9-10 c'era già la fila con le persone che vogliono andare al mare con il solare. Quindi la signora viene, compra il solare, 50 corpo e 50 viso, brava, io le volevo già fare un applauso. Alla sera alle 20, perché noi si chiudeva tardi, verso le 23, arriva rossa così, come questo divano. Dico: signora mia, ma cosa ha fatto? Ha visto che roba, sono rossa come un peperone.
dico, ma come è successo? Il solare l'ha messo? E lei, poverina, l'aveva. Sì che l'ho messo stamattina, esatto, stamattina, e poi siccome ho fatto una gitarella in barca, ho lasciato il solare sotto l'ombrellone. Ecco. Beh, anche quello, l'esposizione comunque, cioè l'esposizione solare, se io sto tutta una giornata al mare, devo riapplicarlo solare ogni quanto, circa più o meno ogni 2 ore. Okay. Poi anche quella è un'altra cosa che molti sottovalutano, invece comunque molto importante. Insomma, il tempo di latenza che passa tra un'applicazione, sì, e l'altra. È circa 2 ore. Ecco, e sfogliare, perché è importante farlo? È importante farlo, e qui torniamo al discorso bellezza, perché chiaramente Dalia, certo, si occupa di salute, ma si occupa anche di bellezza. Perché? Perché questo, signore mio, non serve a niente, è una cellula morta e non ci rende belle. Quindi cosa dobbiamo fare? Se io voglio mantenere la mia abbronzatura, avere comunque un viso luminoso e rendere e ossigenare la pelle, devo esfogliare, rimuovere questo strato più superficiale. Come lo posso fare? Lo posso fare, intanto il primo conviene farlo chiaramente al Dalia, in istituto, tramite un peeling con microdermabrasione, che è un prodotto molto interessante perché agisce su 3 meccanismi, il meccanismo fisico, come abbiamo scritto, il meccanismo chimico e il meccanismo enzimatico. Tra l'altro è una particolarità, contiene il corindone, che è un ossido, un minerale di ossido di alluminio, duro quanto, molto duro, però leviga molto, non è particolarmente, non infastidisce insomma e non irrita. E a casa, perché no, fare un peeling enzimatico almeno una volta alla settimana, perché è un prodotto sicuro, quindi che si può maneggiare tranquillamente anche a casa. Il risultato qual è? Effetto illuminante, uniformante del colorito e in più anche ringiovanimento cutaneo. Quindi prepariamo la nostra pelle a ricevere il sole. Esatto, altro sole, quindi tolgo e metto, tolgo e metto. Oh, adesso chiaramente la particolarità ce la devo avere, come tu sai. Arriva direttamente dal 1821, che è una pratica antichissima, introdotta da Sebastian Kneipp, che era un povero uomo, direi povero nel vero senso, poverissimo, malato anche di TBC, che si fece abate. E siccome non trovava una cura, lui introdusse l'idroterapia, tant'è che nelle terme, quando si va, c'è sempre il percorso di Kneipp, freddo e caldo. Questa che cos'è? È praticamente il brossage, termine francese che mi piace particolarmente, e serve per fare una spazzolatura secco. Ah. Oh, per quale motivo è importante fare questa spazzolatura secco? Perché ci consente, siccome abbiamo detto prima, la pelle è un organo emuntore e quindi 1/3 delle scorie vengono eliminate tramite attraverso la pelle, tu pensa, questo alla mattina, prima di fare la doccia, viene utilizzata a secco e viene proprio fatto a portar via, per cui il movimento che viene fatto è questo, su tutto il corpo. Chiaramente partendo dai piedi lo vado a fare dal basso verso l'alto, faccio tutto questo movimento. A cosa serve? Eliminiamo le impurità, eliminiamo le cellule morte, andiamo a migliorare tantissimo anche il microcircolo e quindi ottimo aiuto nel caso di ritenzione idrica, certo, di cellulite. Andiamo ad agire sul sistema nervoso, aiuta un po' anche il discorso del riposo. Lavora sul fegato, insomma le indicazioni sono veramente, sulle terminazioni nervose sono veramente tantissime. E questo è un trattamento che noi abbiamo introdotto in tutti i nostri trattamenti da cabina, che poi la cliente può tranquillamente continuare a fare il brossage, ecco, a casa. A casa. Sì. E in questo modo, insomma, la pelle sulla quale voi andate ad agire o i prodotti, esatto, agiscono, è una pelle, sì, giusta, non, certo, è lo scarto che, esatto, deve andare via. Insomma. Quindi in questo caso, perché è bene farlo capire, quindi il peeling al viso e il brossage al corpo lo posso fare per eliminare le cellule morte, per far sì che il prodotto che poi utilizzo penetri più facilmente. È molto importante però in caso di sole, chiaramente non avere scottature, perché se sole eritema, certo, sono scottata, non posso farlo. E siccome andiamo a togliere questo strato più superficiale, che è questo, anche se vecchio e morto, lo strato si assottiglia, quindi è molto importante dopo applicare una buona crema idratante e nutriente, perché comunque andiamo a proteggere la nostra pelle. Però questo è un modo, direi, sano per occuparci della nostra pelle, sia del viso che del corpo. Soprattutto avere la giusta attenzione e i giusti accorgimenti, sì, che non sono, avete sentito, tantissimi, ma giusto
quei 2-3 capisaldi per capire che cosa fare, ma soprattutto quali sono gli errori da evitare. Quindi insomma, non utilizzare i protettivi dell'anno scorso, cercare di capire qual è la giusta protezione per noi, sfatare il luogo comune che l'alta protezione non ci fa abbronzare, e proteggere la nostra pelle è anche garanzia di poi duratura, abbronzatura. Insomma, manteniamo nel tempo il colorito che con tanta fatica ci siamo guadagnati lì, insomma, come delle lucertole al sole. Poi è inutile avere la pelle abbronzata e rugosa. E rugosa, cioè, quindi insomma, secondo me. È meglio avere insomma, una pelle bella, sana e luminosa. E per questo ci siete voi che date una grossa... Vi aspettiamo al Dalia perché poi facciamo anche un check-up per capire qual è il fattore di protezione più giusto in base al fototipo e in base alle abitudini chiaramente del cliente. E quindi breve indagine comportamentale del cliente e gli date... la giusta cosa. Due battute, proprio in chiusura, abbiamo un minutino. Dici anche cosa fare dopo il sole, cioè che questa è altrettanto importante del prima. Ecco, anche qua, dopo il sole. Ma signora, la vuole dopo il sole? No, tanto non metto niente, dopo il sole comunque la pelle ha perso quelle che sono le sostanze protettive e quindi è molto importante andare a idratare e a nutrire. Allora, a me piacciono molto le consistenze un pochino più asciutte, perché d'estate è comunque caldo. In più, se abbiamo un prodotto che ci consente anche di andare a sublimare l'abbronzatura e quindi esaltarla, perché no? Certo. Però di fatto un doposole direi che è la cosa più giusta, perché va a lenire, è un disarrossante, idrata, praticamente ripristina l'NMF, quindi comunque. Sì, e quindi anche da te si trovano giusti sì, come doposole. No, certo, assolutamente sì. Benissimo, grazie Cecilia per averci illustrato questa nuova tecnica, insomma, il brossage o il bruscone, come si dice in termini insomma, un po' più accessibili per chi non conosce il francese, però grazie soprattutto anche per averci così aiutato a inquadrare un po' questo problema con le spugne che sono quanto mai esplicative. Insomma, ecco, vedete, sì. Benissimo, bene. Grazie Cecilia. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, anche a te. E noi insomma terminiamo qui questa puntata di Dopocena che parlava appunto di derma e di sole e qual è il giusto rapporto e i giusti accorgimenti che dobbiamo tenere in vista dell'estate, in vista delle nostre giornate al mare, al sole. Sia che siamo insomma scuri di carnagione, sia che siamo chiari, bambini, giovani, vecchi, insomma la pelle è un organo che va protetto perché è la nostra barriera protettiva contro l'esterno e quindi va mantenuto in grande efficienza. Facciamo quello che ci piace fare, ma facciamolo nel modo giusto e con le giuste metodiche. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie Cecilia, e alle prossime puntate di Dopocena. Ciao, alle prossime, ciao a tutti.